Il primo fine settimana luglio è agli sgoccioli e la Brianza. Come ogni fine settimana, si prepara ad accogliere una lunga serie di eventi enogastronomici, culturali, intrattenimento e musicali da non perdere. Ecco quindi cosa fare in Brianza l'1 e il 2 luglio come ogni venerdì. Facciamo il punto sugli appuntamenti di sabato-domenica, proponendo così alcuni spunti interessanti per chi soggiorna in città e cerca spunti iniziative sul territorio. Notte bianca al Verano. Cominciamo con la Notte bianca a Verano Brianza. Aperitivi, negozi aperti, musica, balli, giochi per bambini. Sabato 1 luglio sarà una serata all'insegna del divertimento e dello spettacolo. In centro, l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Verona e dall'amministrazione sarà allietata da tanti momenti. Diversi alle 19.30 è stato organizzato un aperitivo e non mancheranno vari banchetti dove potersi rifornire di cibo. Saranno poi allestiti 4 diversi corner in via Preda, sarà possibile ridere con il comico di Zelig, Enzo Emanuello. Mentre in via Umberto I ci sarà uno spettacolo di cabaret con Marisa Rampin, la divina cantante e attrice. Per chi invece vuole divertirsi con il canto dovrà recarsi nella piazzetta dove suonerà la cover band rock pop Carisma. Mentre chi ama ballare dovrà spostarsi nella piazzetta Liberazione dove ci sarà José Music Live Band, cantante trombettista che farà scatenare il pubblico. Nella notte bianca, durante la quale saranno aperti non solo bar, gelaterie, ma anche negozi, saranno allestite anche 2 aree giochi per i più piccoli, una in piazza Cesana e una in via Preda. Signorina Giussano, Miss Giussano sotto le stelle, scalda i motori per l'edizione 2023. La numero 12 della manifestazione ormai è entrata nel cuore di Giussano e non. L'appuntamento è per sabato 1 luglio, alle ore 21, a Villa Sartirana per vedere chi succederà alla bellissima Sara Bernardi, vincitrice dello scorso anno. 13 le ragazze in gara che si sfideranno per vincere il titolo. L'evento sarà condotto da Davide Colavini, attore, autore e docente di teatro e recitazione. Qui tutte le informazioni. Eventi Ameda domani, sabato 1 luglio, alle 17 in via Vignazzola. L'inaugurazione della stessa porzione del Bosco delle Querce, un momento atteso da anni dai cittadini. Visto che la porzione Sevese è fruibile da tempo dopo l'Icmesa disastro del 1976. Sarà presente anche una delegazione di Legambiente per illustrare la storia di questa parte del parco. Dopo la cerimonia, si svolgerà la cena in bianco in mezzo alla natura, con accompagnamento musicale. Notte dello sport a Vimercate. Notte di sport, l'evento polisportivo notturno, organizzato dall'associazione Vimercatese Made Sport, che accoglie ogni anno un numero sempre maggiore di attività sportive, oltre a 3 tornei e una corsa in notturna, il Brush Correre. Tanti gli appuntamenti anche a Vimercate. Domani, sabato 1 luglio 2023, si svolgerà l'8ª edizione della manifestazione multisportiva in notturna, organizzata dal